La stampa 3D è in grado di potenziare lo sviluppo delle competenze logico-matematiche, scientifiche e linguistiche e soprattutto far emergere le metacompetenze e le soft skill. Per poter utilizzare la stampa 3D è importante conoscere tutti gli aspetti tecnici e pratici e le modalità didattiche di utilizzo. In questo corso introduttivo cercherò di fornire indicazioni in merito alla tecnologia, analizzeremo le parti che costituiscono la stampante 3D e vi indicherò quale valutazioni fare per acquistare una stampante al fine di utilizzarla in ambito didattico. Ci occuperemo di calibrazione, un aspetto tecnico importantissimo, ma anche di modellazione tridimensionale dell'oggetto, ovvero la realizzazione del disegno su computer dell'oggetto che si desidera stampare. Mostrerò i software da cui cominciare, fornendo anche suggerimenti di lezioni che svolgeremo insieme, pronte per poter incominciare a sviluppare attività laboratoriali con i propri studenti. Parleremo di slicing, la fase ultima di produzione del file di stampa, un passo importante che ci permetterà di dare le giuste indicazioni di come la stampa dovrà essere prodotta e a tal fine analizzeremo i principali software e la loro configurazione. Fornirò inoltre le linee guida su marche, modelli e costi, in modo che sia più semplice da parte vostra effettuare valutazioni per l'allestimento dei vostri laboratori informatici. Vi aspetto quindi al mio corso.